Buonasera, benvenuti a Dr. Spy. Oggi continuiamo a vedere il nostro apparato Spectran V5. Come potete vedere, abbiamo collegato lo Spectran V5 direttamente al PC. In questo modo possiamo controllare il dispositivo a 360 gradi. Allora, questa è l'interfaccia del dispositivo. Come vedete, adesso lo Spectran è acceso, quindi sta rilevando delle frequenze. Abbiamo tre tipologie di rilevazioni. Abbiamo lo spettro, l'istogramma e lo spettrogramma. Lo spettro è lo spettro classico, quindi abbiamo la possibilità di analizzare un segnale nella portanza che noi andiamo a selezionare. Per esempio, adesso accendiamo una microspia con una trasmissione di 740 MHz. Come vedete, il segnale è molto forte. Possiamo analizzare questo segnale in tre modalità. Come vedete, più il segnale è vicino, più abbiamo una potenza di segnale. Abbiamo anche la possibilità di poter visionare il segnale in 3D. Possiamo andare tranquillamente a visionare il segnale in tutta la sua portanza, potendolo vedere in tutta la sua forma, quindi in tutte le modalità. Come vedete, adesso siamo in modalità 3D, il segnale è molto forte, infatti è riconoscibile grazie ai colori. Più è forte il segnale, più i colori cambiano. Più il segnale è debole o non c'è, più il colore cambia. In questo caso, il colore, se noi andiamo a spegnere, come vedete, questo è come se fosse un'autostrada. Immaginate un'autostrada con tante corsie, ogni linea è una corsia e in base al numero di macchine, del traffico in circolazione abbiamo la rilevazione. Se adesso accendiamo una microspia, in questo caso una microspia radio, come vedete abbiamo una rilevazione. Nel caso in cui la microspia ha un segnale molto forte, avremo una rilevazione molto forte. Come vedete, il segnale in real time, quindi proprio in tempo reale, quindi ci sono variazioni proprio in millesimi di secondo. Possiamo girare in tutte le sue forme, possiamo vedere lo spettrogramma anche in altre modalità, quindi in modalità a cascata, in modalità front, in diverse modalità. In più possiamo andare anche a impostare diversi range per poter analizzare meglio il segnale. E possiamo anche decidere di vedere il segnale in tutte e tre le tipologie. Possiamo selezionare anche solo l'istogramma, poter andare ad analizzare con precisione un punto in particolare del segnale da rilevare. Possiamo selezionare sia il segnale in tempo reale sia il segnale precedente e poterli comparare. Possiamo impostare noi la frequenza che vogliamo rilevare o scannerizzare e in più possiamo registrare tutto in real time, quindi possiamo tranquillamente registrare tutto quello che stiamo rilevando. Come vedete, il menu è molto intuitivo. Possiamo anche cambiare le modalità di rilevazione in base ai colori, in base alla tipologia del colore. Possiamo anche cambiare diversi range di portanza, possiamo cambiare le scale, possiamo zoomare, impostare i cursori, possiamo attivare anche lo spam sul segnale in automatico. Come vedete, adesso abbiamo inserito uno spam da una partenza di frequenza di 598 MHz. Possiamo fare anche un'analisi comparato direttamente tutto in tre modalità. Facciamo più spam. Come vedete, il menu è molto intuitivo, molto semplice da gestire e possiamo selezionare tutte le tipologie di frequenze, di comparazioni e di tutto quello che vogliamo andare ad analizzare e scannerizzare in quel momento. Il dispositivo ha una potenza di rilevazione da 0 da 9 kHz fino a 20 GHz, quindi può essere utilizzato anche in campo militare per
rilevare quelle frequenze molto alte. Possiamo anche ingrandire una frequenza in particolare. Adesso selezioniamo una frequenza di partenza, 700 MHz, facciamo 730, ok, possiamo andare a vedere, per esempio, solo lo spettrogramma. Come vedete, a differenza di prima, il segnale è pulito, senza interferenze. Ovviamente il dispositivo va tarato secondo la frequenza che si vuole rilevare, si può mettere un minimo di frequenza o un massimo di frequenza e analizzare nel pieno la frequenza. Per qualsiasi informazione o qualsiasi spiegazione o altri consigli sull'utilizzo, siamo a disposizione come sempre. Vi consigliamo di vedere il nostro sito www.doctorspy.it oppure venirci a trovare direttamente presso la nostra sede. Vi ringraziamo come sempre per averci seguito, vi auguriamo una buona giornata. Ci aggiorniamo al prossimo video.